siamo nel borgo di Viboldone, che non è un borgo qualsiasi, ma è, diciamo, una località assolutamente unica. È come un libro di storia dal quale si tirano fuori cose antiche e cose molto utili anche per il futuro. È un borgo che è nato grazie a un insediamento di monaci, cosiddetti, così chiamati umiliati, nell'antico 1150 circa. Era un gruppo di laici che univa alla preghiera anche la nobiltà del lavoro, la voglia di lavorare e di costruire un mondo nuovo, una cosa assolutamente nuova anche per la Chiesa. In questa valle, che è percorsa dalla Vettabia, che è il fiume di Milano, tutti dicono che Milano non ha un fiume, è vero. Migliaia di fontanili sono il vero fiume di Milano e a un certo punto i romani, questa abbondanza d'acqua, fanno una specie di tangenziale che raccoglie tutti questi fiumiciattoli che nascono dal terreno, fanno un percorso e lo coinvolgono in quello che oggi si chiama la Vettabia. Bene, in questa striscia di terra che c'è lungo le sponde della Vettabia passa tutto il movimento storico della città di Milano. Nel Medioevo poi, nel 1150, su questa valle che ormai era impaludata, cioè era stata abbandonata, c'è questo insediamento di monaci cistercensi e di umiliati. E questa è la grande fortuna storica di questo paese, perché questi due insediamenti hanno la caratteristica, come dice Rumiz, i monaci benedettini, quella di interpretare il ruolo del territorio, di entrare in contatto. Ecco, non hanno la bacchetta magica, non inventano subito la resurrezione del territorio, ma col tempo e col lavoro capiscono che la sovrabbondanza dell'acqua che rende paludoso questo terreno può diventare una risorsa. Incominciano con i canali a fare tutta una rete di canali e da qui nasce, viene inventato il panorama lombardo. L'invenzione delle marcite è proprio dovuta a questo fatto, che i prati in leggera pendenza vengono irrigati in continuo 24 ore su 24 ore, l'acqua viene portata, raccolta, quindi è un'opera di ingegneria assolutamente straordinaria e che ha bisogno di una manutenzione e una presenza sul territorio continua. Diciamo, quello che inizialmente era un esperimento di ingegneria agricola diventa poi il benessere di tutta la collettività, e praticamente monaci cistercensi e umiliati è come se stendessero un immenso tappeto verde costellato di cascine, perché questo benessere non viene centralizzato, ma viene ramificato, viene disperso in una rete incredibile di cascine dove le famiglie lavorano, vivono e producono foraggio per la città e latte e benessere. Gli insediamenti sono basati sulla corte. Serviva per battere il frumento, serviva per pulire il riso, per il lavoro, ma serviva anche come luogo della festa. La memoria di questa roba è un atto anche di resistenza. Se noi guardiamo oggi questo borgo, lo vediamo disabitato, lo vediamo strattonato, perseguitato, tagliato visivamente. Questo territorio è visivamente ferito dalle strutture del vivere moderno, dalle tangenziali, dai rondò, dai rumori. Ma questo non deve farci dimenticare l'armonia che viene testimoniata da questo modello di civiltà e che può essere ripresa nel modo di vivere, del vivere insieme. L'agricoltura come intesa oggi, che è basata sullo sfruttamento della terra, è una cosa che non era presente invece al tempo dei monaci, di questa civiltà agricola che viveva invece sul rispetto della terra. Anche questo è un insegnamento che ci viene da lontano
e che dovrebbe far parte anche del futuro. Molti giovani oggi si dedicano all'agricoltura con questo spirito, è un modo di raccogliere il grido di dolore di questi insediamenti che soffrono, ma che resistono anche a questi assalti della modernità. Hanno un'origine, diciamo, un po' misteriosa, per il fatto che si tratta sicuramente di una comunità di laici, ma anche convivevano anche dei religiosi. Io dico che è ignota perché un tempo si metteva su carta solo i litigi e quindi non ci sono carte che testimoniano. Di certo non c'è una figura, il santo fondatore. Nascono come gruppo, probabilmente nascono sulla predicazione di un personaggio grandioso che era Bernardo di Chiaravalle. Quindi questi lasciano la città e vengono a Vivoldone, si insediano come gruppo. Il loro gruppo è basato sulla preghiera, perché in quel tempo era impensabile una vita al di fuori di questo contesto, sulla preghiera ma sul lavoro delle proprie mani, sulla collettività, sul fatto di vivere insieme, persino l'autorità era circolare, cioè ogni anno cambiava, e quindi questo era un modello assolutamente incredibile, con una certa sorta anche di contestazione contro l'alto clero della città, tentano di vivere come la Chiesa degli Apostoli. Questo è il momento delle origini e nei primi 100 anni c'è un diffondersi molto, molto forte di queste domus, in cui queste persone vivono col lavoro delle proprie mani e i beni che accumulano vengono investiti in opere di misericordia, cioè hanno inventato delle comunità di ospitalia, cioè dove si mettevano le persone che non avevano reddito, i poveri. Ecco, nel 1350 è il momento più alto, la chiesa di Vivoldone viene rifatta e viene adornata da freschi di scuola giottesca. A Milano l'altra casa è quella che adesso è Brera. Cosa succede? Che la ricchezza che viene poi accumulandosi grazie al loro lavoro stimola l'appetito delle grandi famiglie nobili, soprattutto i Visconti nel 400 praticamente si impossessano di questo movimento, nel senso che arrivano a gestire il superiorato e poi le commende, e questa cosa produce un crollo, diciamo, del mito delle origini, al punto che quando San Carlo tenta di riformare questo movimento non ci riesce e quindi chiede al Papa che venga soppresso. Nel 1569, mentre lui sta pregando in chiesa a Milano, un colpo di archibugio lo colpisce. Questo colpo di archibugio di fatto è la fine del movimento degli Umiliati, perché quelli che gli sparano sono alcuni prevosti dell'Ordine degli Umiliati che non volevano sottomettersi alle nuove regole. A un certo punto, come vi dicevo, arrivano dei monaci olivetani che vengono presi, mandati da San Carlo, che arrivano da San Vittore. Subentrano agli Umiliati e la loro presenza è molto importante perché per 200 anni tengono comunque in piedi questa struttura. Questa chiesa loro danno una mano di bianco a tutti gli affreschi, era mutato il clima diciamo artistico, il gusto artistico. Questo lenzuolo di bianco dura fino praticamente a fine dell'Ottocento, quando ormai l'ordine viene soppresso e cominciano a emergere sotto questo mano di bianco le prime figure della Crocifissione. Quindi alla fine dell'Ottocento viene scoperta la Crocifissione, poi negli anni 30 del Novecento viene fatta una campagna di recupero di tutti gli affreschi, cioè praticamente tutta la chiesa è affrescata. Noi oggi entriamo e troviamo una cosa di una bellezza esagerata, questi affreschi sono di una bellezza esagerata, e grazie a Dio qualcuno invece di scalpellarli o di rifarli li ha conservati.
che da salvare non è solo il patrimonio degli affreschi, quello si può fare, è facile. Il problema è che gli umiliati hanno consegnato in eredità ben altro, che è il contesto, che sono i prati, che sono il modo di concepire il rapporto con la natura. Quindi c'è una presenza monastica che trasuda, diciamo, dai mattoni del borgo, dai mattoni non solo della chiesa, ma anche il territorio, cioè vive per questo che è impensabile anche che questo borgo possa essere dimenticato o possa essere ricostruito con una sorta di utilizzo improprio, insomma, con delle finalità che non salvaguardino quello della sua storia, perché è importante che questa storia, che è ricca di valori permanenti, venga proseguita nel futuro.